Eccoci di nuovo con lo sport, siamo alle notizie del Corriere dell'Umbria con il calcio di Serie B, doppio colpo del Perugia, c'è l'accordo anche con il difensore Zanandrea del Mantova, ora a fare i puntati su Ghion, è fatta per il centravanti De Luca ex Chievo che arriva in prestito dalla Sampdoria. In Serie D Foligno, buon 6-2 in amichevole, in campo pure Valentini e Da Silva. Per le news ancora da Perugia, invece Curi aperto per 5.054 spettatori, 560 biglietti agli ospiti. La terza giornata allo Stirpe di Frosinone si gioca alle ore 14. Ancora in Serie B, Mimmo Toscano, vi spiego come andrà al Granillo. Il tecnico, l'allenatore calabrese, dice: non vedo l'ora di godermi questa gara, in campo prevedo tanto agonismo e grande equilibrio di lavori. Il tecnico che ha portato nei cadetti Ternana e Regina inquadra la sfida di domenica e dice: decideranno gli episodi. Sempre da Terni per il mercato, Genoa Samp derby per il cartellino di Bisoli, le fere tifano blu cerchiato e chiedono il prestito e poi dopo l'esordio Proietti ringrazia i tifosi, gli applausi col Brescia non erano scontati. Per l'atletica leggera ancora da Terni, ripartono da lunedì i corsi organizzati dall'Athletic Terni. Invece, parlando di volley, Superlega Russo torna a fine ottobre, il centrale della Sirra è fuori da 3 mesi, dice: sto meglio e voglio rientrare ma senza fretta. Dopo l'infortunio in nazionale e l'intervento al tendine d'Achille, dice: è dura stare a guardare. Per le moto, Velini è secondo nella Pirelli Cup, peccato per quel fuori pista al Mugello. Il pilota Assisiate ha gareggiato nella categoria 1000 Superbike centrando il 5° posto assoluto, l'incidente in una delle prime curve. E poi ancora il calcio di Serie C, Malaccari ha un cuore nuovo, il capitano del Gubbio torna a disposizione dopo l'operazione e ci scherza su, dice: posso correre più di prima, a disposizione di Torrente per la seconda giornata. Il punto nell'intervista di Federico Minelli proprio con il capitano del Gubbio, Nicola Malaccari. Sentiamo. Ci sono tanti giocatori nuovi, giovani e vecchi, il lavoro quotidiano, anche il ritiro, perché comunque in pochi sono arrivati adesso, la maggior parte comunque siamo partiti insieme per il ritiro, quindi abbiamo affrontato 3 settimane insieme, stando tutti i giorni insieme mattina e pomeriggio, ma anche adesso a momenti siamo più in tempo noi insieme che con le nostre famiglie, quindi il lavoro quotidiano ci aiuta di più giorno dopo giorno a fare gruppo, perché solo con il gruppo, come ho detto prima, possiamo colmare quelle difficoltà che incontreremo durante il corso dell'anno. È un gruppo importante, un gruppo che rema veramente tutti dalla stessa parte, un gruppo tra virgolette con le palle, e può portare tanto. Tanti volti nuovi vuole dire anche tanta concorrenza. Quali benefici e quali contro ha una rosa lunga come questa e dove può arrivare una squadra così? Beh, contro comunque sono pochi, perché se remiamo, come ho detto prima, tutti dalla stessa parte, sia che giochi meno che giochi poco, l'importante è raggiungere obiettivi importanti. La concorrenza è fondamentale soprattutto in uno sport di squadra, perché come nel calcio aumenta la concorrenza e aumenta il tasso di intensità durante gli allenamenti. Uno che non gioca, io ho sempre detto, sempre pensato che la forza della squadra è chi non gioca, perché permette a chi gioca di allenarsi, e io che non gioco voglio dimostrare al mister che posso meritarmelo, e quindi aumento l'intensità, di conseguenza chi gioca deve mantenere lo stesso livello, e quindi è fondamentale, soprattutto come detto te, se vogliamo fare un campionato importante. Poi il campionato che faremo lo deciderà solamente il campo, che è il giudice che ci dirà a che squadra siamo e dove possiamo arrivare. Si è partiti male con la sconfitta di Viterbo, dove tu non c'eri, quindi prima di tutto ti chiedo come stai, se ti sei ripreso, e poi come si può reagire con un inizio di campionato anche molto difficile, dove si affronteranno anche le 3 retrocesse dalla Serie B? Beh sì, la partita di Viterbo ormai è archiviata, come ha detto anche il mister, siamo un gruppo che con parecchi, alcuni che sono arrivati adesso, quindi devono recuperare la condizione, non hanno fatto ritiri, ma saremo sicuramente pronti per domenica, per il Cesena. Sappiamo che è un campionato livellato, noi ci preoccupiamo sì dell'inizio difficile sulla carta di squadre importanti, ma sicuramente con la squadra che siamo io penso che anche le altre squadre si preoccuperanno di incontrare il Gubbio, quindi adesso ripeto, sta a noi scendere in campo, sta a noi a vincere più partite possibili per toglierci soddisfazioni noi, la società e la città.
Atletica, anche Meglia Foligno per il meeting, il ricordo di Giuseppe Tomassoni, il presidente della FIDAL nazionale all'inaugurazione della nuova pista per le Paralimpiadi Menciotti, niente finale nei 50 stile e undicesimo nelle qualifiche a Tokyo. Il nuotatore ternano tornerà in vasca sabato per i 100 metri. Per la Coppa Italia Eccellenza Girone D, prova di forza angelana. Buini alza la saracinesca, bene anche Pauselli e Vent'anni. I giallorossi fanno il blitz in casa del Bastia grazie a Tomassoni, Ameti e Capitini e sperano nella qualificazione ai quarti di finale. Di Andreani il gol della bandiera. Girone F, la Narnese limita l'Orvietana e si regala con Angelo e Paoloni. E l'8 settembre l'ultima sfida decisiva tra i rossoblù e la Tyrus. Girone E, il Massa Martana si è riscattato, ora la Nestor ha il match point. Ducato Spoleto superata dalle reti di Gesuele e dell'ex Piantoni. Le notizie ancora con la Nazione, in primo piano Ternana vicino il portiere Falcone verso il prestito dalla Sampdoria, in salita la strada che dovrebbe portare il rosso-verde il centrocampista del Brescia Dimitri Bisoli. E poi Eccellenza Narnese, Tesserati, Jacopo Colangelo e Kevin Paolone. In Serie C calcio Gubbio, Malaccari, gruppo forte, torneo equilibrato, daremo tutto. La società rossoblù ufficializza intanto Marco Migliorini, prossimo l'arrivo di Meneghetti. Calcio Serie D, Cannara, il centrocampista Porzi in prova al Modena, promosso un comitato per la gestione degli eventi. Volley Sir Safety Perugia, Roberto Russo scalpita, il campo mi manca ma voglio tornare in forma. E poi il calcio prima categoria, Tuoro, raffica di acquisti e non finisce qui. Calcio prima categoria, la Trevana vuole stupire, cresce la rosa di Vergini. E poi Coppa di Eccellenza, i risultati, Lama, Branca e Narnese iniziano la stagione con il piede giusto. Per il volley Francesco Campana, Proda Foligno, Perugia c'è Giugovas. E poi calcio di Serie D, Foligno oggi arriva un nuovo difensore, 6 reti nell'amichevole con l'equipe Lazio. Umbria Sport, notizie con il Messaggero, Grifo via libera a De Luca. C'è il semaforo verde al prestito da parte della Sampdoria, Placet anche dal tecnico d'Aversa, ora la stretta sui dettagli. Rinforzo in difesa, percorso in salita per arrivare a Zanandrea e Ghion a centrocampo potrebbe essere chiuso al fotofinish. Per il ciclismo Raffaele Mosca, il baby pronto a correre tra i grandi. Serie C Gubbio, gli attaccanti innamorati, e per la retroguardia c'è Migliorini. In Serie D il Foligno parte imbottito di giovani ma vince bene il primo test. Monaco ha in mente il 4-3-3. Con la Regina la sfida del campo, la prossima partita della Ternana sarà al Granillo con un tappeto erboso in pessime condizioni, il parere di 4 doppi ex giocatori. Maurizio Lauro dice: con i nuovi innesti le fere faranno bene. Ezio Brevi invece commenta: sarà una sfida tra due organici ben strutturati. La polemica Lucarelli, rilancio social della polemica sul VAR. E poi il mister invece, se si parla di Regina Ternana, un match tosto come è la B. Eccellenza, Narnese riesce nell'impresa, per l'Orvietana invece la seconda sconfitta. E poi Paralimpiadi, Menciotti a Tokyo scalda i muscoli per la sua gara i 100 metri dorso. Fuori dalla finale dei 50 stile, dice, era prevedibile, l'Olimpionico Ternano sarà invece in vasca di nuovo il 28 di agosto. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda lo sport. Ora il meteo, una bella giornata di sole, il sole, una piccola scaldatina al termometro nelle ore centrali della giornata, ecco come sarà il tempo di oggi: sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con la possibilità di qualche locale addensamento nelle zone meridionali nelle ore pomeridiane, rasserenamento in serata, venti settentrionali temporaneamente moderati, temperature minime in diminuzione, temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Ed è tutto per questa edizione del TG Mattino, che torna domani alle 7:30 in punto, questa sera invece 19:30 e 20:20 il nostro TG serale. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti voi, arrivederci.